sono qua a Milano da tanti anni, tu sei Aldo Cibi, sei qua a Milano da tanti anni. Siamo tutti qua da sempre sostanzialmente, e siamo anche abbastanza invecchiati, quindi siamo ormai dei pezzi di... non per niente ci ha messo in piazza l'uomo. Modernariato, sì, o siamo, antiquariato? Siamo una fase di passaggio dal modernariato all'antiquariato. E abbiamo visto un po' tutto quello che succedeva nel campo del progetto, puff compresi. Puff compresi. Avanguardie alternative. Plastiche, sì, legni, ferri. Riscoperte di materiali anche nobili, tipo il marmetto. Transistor. Esatto, vecchi radio dell'amico Giannuso e giovani esperienze tue con il lettore Softsas. Microchips. Ma tutto quanto, cioè tutto quello che si poteva ipotizzare di inventare è stato inventato. A questo punto? Beh, a questo punto me la mettiamo. Ma quello che dicevo prima, cioè, quando noi eravamo bambini c'erano dei signori anziani che erano stati ragazzi anche loro prima, che si chiamavano Marco Giannuso, che si chiamavano Vico Magistretti, Castiglioni, che erano dei tipi che avevano una visione della vita possibile e tentavano di imporre o di indicare questa visione del mondo ad una borghesia che stava diventando ricca e che doveva rifarsi le case e lo stile di vita. Quindi loro avevano inventato un modo di vedere, erano tutti radicalmente antifascisti e postfascisti, quindi non gli piaceva da più di tanto l'arco di Piacentini. I marmi classici non gli piacevano più, non gli piacevano i pavimenti sui quali si scivolava, cioè non gli piacevano le stanze troppo auliche, non gli piacevano le poltrone troppo imponenti, non gli piacevano le case troppo piene di roba, la portalupi. Avevano deciso di inventare un mondo un po' più pulito, un po' più ordinato, e un mondo che fosse non solo loro, ma che fosse anche attribuibile ad altri. Quella è la storia della genesi del design a Milano. Poi, quelli dopo, che visione del mondo avevano? La nostra era un po' ludica, situazionista, ci hanno lasciato giocare per un po' di tempo. Poi dopo, quando avevano giocato troppo, hanno detto, ragazzi, meglio mettersi in riga, no? Ed è nato un design che spesso è caduto un po' nella trappola dello stilismo, cioè dell'oggetto che esiste in sé e non perché appartiene a una visione del mondo. Se io do sempre un esempio anche a scuola che spiega un po' tutto. L'oggetto che sembra di design per tutti in questa terra, che è la famosa poltroncina Barcellona di Miss Van der Rohe, no? È una roba che uno dice sembra proprio industriale, invece tu sai benissimo che a fabbricarlo ci riesce solo un artigiano, perché i due ferri che si incrociano sono una catastrofe dal punto di vista tecnico. Il massimo dell'artigianale. Sì, esatto, il massimo dell'artigianale. Eppure uno se lo immagina come un prodotto del design. In realtà perché lo è? Perché quello è l'ectoplasma di un progetto fantastico che fu il padiglione Barcellona nel 1929 di Miss Van der Rohe lì, e che voleva dire la Germania è buona, la Germania è democratica, la Germania sta diventando moderna. Poi è arrivato Adolfo e le cose hanno preso un'altra piega terribile. La Germania è diventata quella grande catastrofe che è stata quella fino al 45-46. Ma di quella Germania libertaria è rimasta la sedia. Allora, quello è un prodotto di design fantastico perché contiene storia, contiene politica, contiene visione del mondo. E con questa è risposta alla seconda domanda. Esatto, la terza qual è? La prima era, com'è per te il design? Per cui a questo punto, dopo tutto il discorso che hai fatto, oggi cos'è per te il design? Cosa dovrebbe essere? Oggi non è mica tanto facile, perché oggi ci sono tanti design che convivono, ma sono tutti ancora prodotti di una visione del mondo. Allora, una che sta prendendo una strada quasi maggiore è che il designer è diventato una parte del brand dell'impresa, cioè il designer diventa una rock star, deve cantare forte, essere vestito in modo bizzarro, apparire, avere una vita da rock star e lasciare ogni tanto degli ectoplasmi della sua vita da rock star, e lascia delle cose anche distoniche l'una rispetto all'altra, può andare d'accordo un nanetto con un corno per esempio, però così piace. Poi esiste un'altra visione del design che spero venga fuori, qual è il design del miserabile? Cioè, qual è il design che inventa uno che vive con una 1200? I nostri amici di cui parlavamo qualche anno fa nella metropolitana, esatto, che trovi i peruviani nella metropolitana. Esatto, che cosa inventano loro? Cioè, qual è la loro visione? Loro hanno una visione dell'estetica, non è che non ce l'abbiano. Poi, qual è il design che stiamo imparando dalla globalizzazione, che non è solo negativa, che è anche corrispondente all'apporto di come la vede uno di Dakar? Come la vede la sono anche dei cambi socio-economici, sì, in una classe media oggi, esatto, come oggi, cioè cambiano anche delle realtà di potere d'acquisto, sì, di modo di pensare, cambiando, di potere, no, di valori diversi. Intanto è successo un fatto assolutamente nuovo rispetto alla visione dei nostri padri fondatori, è che i nostri padri fondatori avevano delle case moderne, cioè non era previsto una gag, un'altra roba che non fosse disegnata. Poteva al massimo apparire un orologio neoclassico perché era ereditato dalla nonna, o
se valeva molto, molti però soldi. Era da eretici. Era da eretici, un trumeau, se sentite. Sai, quando mi sono fatto il pavimento di legno a casa mi ha dato del borghese. E l'ha detto brutto borghese. Allora loro erano, erano veramente integralisti. Oggi no, cioè oggi tu puoi far convivere un oggetto trovato al mercato delle pulci, una sedia un po' bruttina e una cosa ben disegnata. Perché? Intanto perché spesso abbiamo scoperto che l'oggetto usato costa meno di quello nuovo. In secondo luogo perché abbiamo capito che gli oggetti tutti hanno delle vite molto più lunghe di quelle che non si pensava dovessero avere. Non è tutta roba subito da buttare. Allora, noi oggi viviamo un mondo dell'accumulo sincretico e soprattutto abbiamo annullato la dimensione tempo che allora esisteva, perché se l'abbiamo annullata nel computer, la questione del tempo spazio, anche nella testa, no, anche nella testa. Allora noi viviamo un mondo dove tutto può andare d'accordo, noi potremmo in mezzo a questo spazio assolutamente, questo designiano, no? Però vedere anche una sedia di quelle con le vecchie gambe infilate e fatte dall'intagliatore, non ci darebbe fastidio. Potremmo vederlo un po' snob, magari. Sì, sono degli snob, ma se proprio quella che ci serviva, oggi ci perdonano. Sì. Cioè abbiamo il diritto a vedere il mondo in un modo diverso. Contaminato. Contaminato. E poi appare sempre più vera questa cosa curiosa, che noi contemporaneizziamo tutto. Cioè noi, io lo do come esempio proprio della storia della musica, è sempre uscire dai parametri soliti. Oggi, prima di Beethoven, c'è ancora Bach. Però tra Bach e Beethoven c'è Bartok, perché leggiamo per ordine alfabetico. Cioè la storia l'abbiamo stirata con un grande ferro da stiro concettuale e l'abbiamo condensata, quindi possiamo convivere con tutto. Questo è il design di oggi, cioè il tentativo di dare una visione del mondo a un accumulo che lascia anche spazio alla creazione dell'oggetto nuovo. Milano. Milano è un caso abbastanza particolare, perché Milano è la città della contraddizione assoluta, è sicuramente l'unica città al mondo che non ha progetto, cioè non sa cosa gli succederà domani, è qua per caso, cioè Milano è generata dai suoi negozianti, Milano è un po' l'organizzazione urbanistica dei negozi che dipendono dalla fiera campionaria, questa è la città di oggi, non ha nessun destino, nessuna idea precisa di quello che deve fare, ma in questo suo disordine, che per i ragazzi che vanno a scuola è una catastrofe, per i vecchietti che stanno invecchiando con la moglie con i baffi da qualche parte guardando la televisione è una catastrofe anche melanconica, invece per la creatività è un'opportunità, cioè questo disordine la tavola rasa sì, è un disordine contraddittorio che lascia il diritto a chiunque ha una visione del mondo di esprimerla per alcuni minuti, cioè qui ognuno ha il diritto di parola breve, ma ce l'ha E comunque Milano nel tempo sì. Premia sempre sì, è una un'insalatiera divertente. Può anche essere deprimente se uno pensa di doverla cambiare, ma se uno la vive come la viviamo noi in questi giorni, che il mondo intero viene qua per una sorta di accordo, no? Perché non c'è più un centro del mondo, no? È scomparso il centro del mondo, non c'è più un luogo, non c'è più il bar dell'avanguardia, è scomparso anche quello. C'è ogni tanto una convention, c'è una convention in cui per quattro giorni, Biennale di Venezia, non so, una roba a Kassel, un incontro a Berlino oppure una roba a New York, una certa folla sì, in cui la massa fluida, il mondo, il popolo trasversale fluido, si coagula. Allora Milano è il coagulo del popolo della progettazione del design, non di tutto il design, anche lì bisogna stare attenti a non dire, cioè noi facciamo spesso una confusione, qui si parla di furniture design. Esatto. Design è anche la progettazione della però è anche il momento in cui tante persone diverse, giornalisti, sì. Media, diciamo, si raccolgono tutte le idee. Arrivano dei ragazzi, arrivano dei giovani, arrivano dei meno giovani, arrivano delle vecchie signore, arrivano degli acquirenti, arrivano i buyers, cioè tutto il mondo complicato che si lega intorno alla creatività, all'idea, all'inventiva, passa in questi giorni. Allora questo non è mica male, perché sono energie anche sommabili o disordinate, vanno in così tante direzioni che nulla si muove, no? Come ci insegnavano nell'aula di fisica, però sono energie che lasciano delle tracce e lasciano dei semi, no? Questi semi sono quelli veramente il punto su cui bisogna ragionare. E poi cominceremo a raccontarci cosa è la nuova scuola, ma questo non è la nuova scuola, ne parleremo un'altra volta. Grazie. Ok. Fantastico, guarda, adesso ci vediamo. No, andiamo, facciamo questa cosa qua, facciamo vedere solo la parte. Guarda come stiamo bene così. Fino dentro.